TG Padova, ben ritrovati, l'informazione in diretta di Rete Veneta. È il momento ora di rivedere i fatti più importanti di questa settimana, già la cronaca, ma non solo la politica, lo sport, il costume. Allora riviviamo e rivediamo insieme i fatti più importanti degli ultimi 7 giorni. Sono 150 i ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e pasticcerie che rimarranno aperti ad agosto a Padova e provincia. Una cifra record per aiutare i padovani che restano a casa e i turisti che visitano la città. Un servizio che vede collaborare Comune e Appe, l'associazione di pubblici esercizi. Protagonisti però nelle stesse ore di una forte polemica che riguarda i cosiddetti navigli, ovvero l'attività di 12 chioschi presenti da 12 anni lungo l'argine del Piovego. Un'attività estiva ma che quest'anno sembra voglia essere prorogata anche a settembre-ottobre, scatenando le proteste dell'Appe. Noi facciamo l'iniziativa chi apre in agosto per garantire un servizio, a settembre tutti rientrano, cominciano le scuole, comincia l'università, ricomincia il motore economico di una città come Padova e contemporaneamente si riapre un'iniziativa che in realtà è nata come estiva, solo come estiva, anche no. Il comune si affretta però a frenare. L'amministrazione parla attraverso atti e questi atti ancora devono essere messi nero su bianco. Se si tratta di attività estiva, sostiene l'app, deve rimanere tale. Siamo in attesa di carte, abbiamo fatto richiesta di vedere questa progettualità autunnale, perché veramente non sappiamo niente. Certo è che se così fosse saremmo non solo perplessi, un po' di più. Dal comune ci aspettiamo che ci diano, infatti ci facciano vedere se effettivamente c'è l'autorizzazione e tutte le carte in regola. La vicenda però è solo all'inizio e sarà il comune a dover presto prendere una posizione. È una proposta che dovrà essere formalizzata e che vaglieremo assieme a tutti i colleghi, cercando di trovare il punto d'incontro tra le normali esigenze che una città che vuole essere giovane, vitale e dinamica, ma anche il punto di equilibrio con gli altri pubblici esercizi della città, con i residenti. Dopo 22 anni è stata una bella sfida, siamo arrivati a un trasferimento dei quasi 52 ettari del comune, 513.768 metri quadri. Oggi abbiamo l'area, un'area che ci verrà poi volturata in sede notarile entro il 30 di novembre. Diciamo che da qui non si torna più indietro, quindi adesso c'è la certezza di avere l'area, bisogna realizzare l'ospedale. Tempi. E Flor mi dice che 8 anni e mezzo si dovrebbe avere la struttura realizzata. Un documento storico per una struttura di livello internazionale che può ridisegnare la logistica sanitaria di tutto il Veneto. Non c'è retorica nelle parole del presidente Zaia, ma la consapevolezza che la sottoscrizione a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale a Venezia, dell'accordo per la realizzazione del nuovo polo della salute padovano è un passaggio fondamentale per un'opera attesa da anni, un atto che sancisce anche la vittoria della nostra emittente sulla lunga vicenda del nuovo ospedale, dando sempre voce ai cittadini che chiedevano risposte concrete in una situazione che appariva bloccata. Oggi invece si dà di fatto il via ad un'operazione da 600 milioni di euro. Nell'accordo si fa riferimento a un ruolo di advisor che dovrà avere l'ufficio regionale rispetto alla modalità di finanziamento, che sarà sicuramente parte di finanziamento proprio e parte di risorse che andremo a trovare sul mercato, fondi BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che so potrebbe essere la Cassa Depositi e Prestiti, ma non escludo a priori, anzi direi che a priori dovrebbe esserci il finanziamento in base all'articolo 20, che è un finanziamento del governo. In calce al documento che pone le basi per passare alla fase progettuale, quindi realizzativa del nuovo ospedale di Padova, le firme del presidente della regione Luca Zaia, del sindaco di Padova Sergio Giordani, del presidente della provincia Soranzo, del rettore dell'università Rosario Rizzuto e del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova Luciano Flor. Sul prossimo passo Zaia è risoluto. Correre, fare le carte, correre, perché dopo 22 anni oggi abbiamo la certezza che c'è un'area di quasi 52 ettari dedicata al nuovo policlinico universitario. Lo chiamano già un intervento da primato mondiale. Anziché intervenire come al solito con una operazione a cuore aperto su una donna cardiopatica di 70 anni che aveva subito da poco un intervento del genere, l'equipe cardiochirurgica dell'azienda ospedaliera Università di Padova, diretta dal professor Gino Gerosa, ha sottoposto la signora, che presentava una massa di 3 cm nella parte sinistra del cuore, a una operazione innovativa, a cuore battente, senza bypass cardiopolmonare e senza aprire il cuore, con il minor numero di incisioni possibili. Oggi nel nostro armamentario cardiochirurgico
abbiamo delle tecniche transcatetere che ci permettono di condurre degli interventi che riducono in maniera significativa il rischio per il paziente che si sottopone a quel tipo di intervento. L'operazione è durata circa 3 ore, la paziente ha avuto un rapido recupero. È la prima volta che si è riusciti a rimuovere una massa all'interno del ventricolo sinistro senza utilizzare la circolazione extracorporea e senza fermare il cuore. Quindi utilizzando una tecnica di cardiochirurgia microinvasiva, che è quella che stiamo sviluppando da anni a Padova, che vuol dire poter correggere alterazioni strutturali cardiache non solamente attraverso una piccola incisione, ma soprattutto senza utilizzare la circolazione extracorporea e senza fermare il cuore. Una tecnica chirurgica che amplia le possibilità di salvare la vita di tutti i cardiopatici gravi e di ridurre il rischio chirurgico. Questa tecnica è vantaggiosa in tutti i pazienti, però sicuramente è ancora più vantaggiosa nei pazienti cosiddetti ad alto rischio, quindi per età o per precedenti interventi cardiochirurgici. La firma nero su bianco è quella del ministro alle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli. Il tram di Padova si farà. Deliberati dalla conferenza unificata Stato-Regioni 56 milioni di euro che il governo Gentiloni aveva assegnato alla città di Padova a fine anno. Nessuna marcia indietro come si temeva inizio estate, solo una verifica delle opere avviate dal precedente governo per il ministro targato 5 Stelle che alla fine ha dato il via libera. A mettere il sigillo il riparto dei fondi stabilito dalla conferenza Stato enti locali, presieduta proprio dal ministro veneto Erika Stefani. Mercoledì pomeriggio sì, oltre 1 miliardo il piano pronto a essere finanziato, di questi 56 milioni andranno a Padova. Una settimana densa per la città con il sindaco Sergio Giordani che ancora una volta ha ringraziato il governatore Zaia che con il suo sì in conferenza ha dato il via anche all'iter del tram. Il comune è pronto ad andare avanti e spera addirittura di portarsi a casa i 2 miliardi per la realizzazione del SIR 2. Il bando scade a dicembre. Intanto si parte con il progetto che prevede l'apertura dei cantieri tra 2 anni. Come amministrazione comunale sai che finché non viene messa la prima pietra purtroppo bisogna stare con i piedi per terra, però siamo a un passo importante. Per ora c'è solo il rendering, come si dice oggi, vale a dire una sorta di immagine fotografica realizzata col computer, ma il progetto per il nuovo stadio di Padova, secondo il comune e la società, è già ben avviato e potrebbe vedere la luce in pochi anni. 16.500 posti a sedere per un costo tra i 60 e i 70 milioni di euro con possibile conclusione dei lavori per la stagione 2021-2022. Mi pare già un annetto che ci stiamo parlando, ragionando attorno a questo progetto, per cui diciamo un'idea di massima c'è su quello che potrebbero essere i costi e i ricavi. Adesso però dobbiamo formalizzarli, perché un conto che una persona mi dica sì, io ci sono, è un conto che me lo scriva su un pezzo di carta e me lo firmi. Ecco, per cui diciamo, questo adesso quando dico passiamo nella seconda fase, quello di cominciare a mettere assieme i numeri, le persone con degli impegni ben precisi. Dopo neanche 30 anni di attività, il vecchio stadio Euganeo potrebbe presto essere demolito per lasciare il posto a ciò che viene definito una piastra sportiva polifunzionale. Diversi campi da calcio e un centro di medicina sportiva aperti ai padovani, il settore giovanile del calcio Padova, un ristorante, un albergo e altro ancora. Ma a Padova Est potrebbe sorgere anche un'arena della musica. Qui stiamo discutendo di aree comunali, con investimenti di privati su aree comunali. Quindi c'è una strada sicuramente da seguire, che sono, ce l'ha detta... Le norme attuative del nostro comune, ma sono aree nostre, quindi possiamo disporne come e quando vogliamo. I cantieri del Luganeo potrebbero aprirsi nel maggio del 2020 con l'abbattimento della tribuna nord e di una parte della tribuna ovest. Il Padova potrebbe continuare così a disputare qui gli incontri casalinghi. La seconda annata porterebbe alla conclusione dei lavori. Scarpe comode ai piedi, voglia di incontrarsi e di vivere momenti di fede. Un agosto a misura di pellegrino per i giovani della diocesi di Padova, pronti a vivere il primo incontro dei giovani italiani con Papa Francesco in calendario a Roma l'11 e il 12 agosto. Da Padova tutti o quasi partiranno il 10 agosto in Pullman, ma prima si fermeranno al Santo dove riceveranno la benedizione del Vescovo Claudio Cipolla e del Rettore della Basilica Padre Oliviero Svanera. Ma 224 di loro a questo appuntamento arriveranno dopo aver camminato lungo alcuni percorsi singolari sulle tracce di santi e testimoni dei nostri giorni.
Tra questi, un'esperienza in kayak per 26 giovani con partenza da Vedelago e arrivo a Isola del Deserto a Venezia. E poi un viaggio nei luoghi della carità alle porte di Padova e da Cittadella a Cima Grappa lungo le tracce di San Pio X e San Giovanni Bosco, nei posti dove 100 anni fa i loro coetanei combatterono la Prima Guerra Mondiale. Ma ad accompagnarli ci sarà anche San Benedetto, con arrivo a Santa Giustina. In pullman a Roma, ma non solo, 16 ventenni delle parrocchie di Saccolongo e Caselle, da Papa Francesco arriveranno in bicicletta. Queste le notizie più importanti della settimana appena trascorsa a Padova e provincia. Siamo in chiusura, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Naturalmente non cambiate canale, restate su Rete Veneta. A presto.